Chanel Totti ha voluto dire la sua sulla nuova relazione di suo padre mandando una frecciatina a Noemi Bocchi. Ecco le parole usate dalla ragazza. La fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti in questi quasi due mesi ha dato vita ad tante voci di corridoio e indiscrezioni nonostante i diretti interessati abbiano chiesto ai giornali di rispettare la loro privacy. Il motivo per cui la coppia ha deciso di affermare solo dopo qualche mese dalle voci di una loro crisi matrimoniale la verità è dovuta, come loro stessi hanno spiegato, all'esigenza e alla priorità che hanno dato nel tutelare i loro figli, ancora minorenni. Chanel Totti, il messaggio a il primogenito Christian, è quello meno in vista, il suo profilo Instagram è blindatissimo e sembra non amare particolarmente apparire sui social. Il ragazzo, adesso giocatore dell'AS Roma Under 18, pare sia impegnato calcisticamente tra la capitale Milano e c'è chi prevede un suo esordio in Serie A nella stagione calcistica 2023-2024. Diversamente Isabella è stata spesso al centro di alcune diatribe tra Totti e la sua ex moglie. Secondo alcune indiscrezioni pare che Ilary non avrebbe preso bene la notizia di far entrare Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell'ex calciatore, nella loro casa a Sabaudia. Per questo motivo, la conduttrice sarebbe ritornata sul litorale laziale per prendere la piccolina e portarla con sé in vacanza in Croazia, come abbiamo potuto vedere dalle storie Instagram della stessa Blasi. Per quanto riguarda la secondogenita, Chanel, sembra che la ragazza anziché passare del tempo con suo padre abbia preferito rimanere in casa con alcune amiche e in questo periodo è diventata molto popolare su TikTok. La ragazza, da quel che si vocifera è rimasta dalla parte di sua madre al quale è molto legata e secondo alcune fonti potrebbe presto apparire in televisione come protagonista della prossima edizione dei College. Chanel è diventata una vera e propria TikToker e pubblica spesso contenuti video e dirette in cui interagisce con i suoi fan. È grazie a queste che abbiamo scoperto che il gattino Alfio era scappato di casa e poi è stato ritrovato e che la ragazza non sente suo fratello maggiore da un po', ma alcuni contenuti della ragazza sembrano essere fatti per mandare dei messaggi forti e chiari a tutti coloro che hanno a che fare con la separazione dei suoi genitori, anche se lo fa in modo indiretto. Il video sul web. In un nuovo video pubblicato su TikTok, Chanel ha ballato facendo un lip sync sulle note del brano Mi Icy Sub Zero e già il titolo della canzone dice tutto. Queste le parole del brano utilizzate da Chanel per il suo video che sembrano essere una vera e propria frecciatina a Noemi Bocchi, la nuova fiamma di suo padre, o almeno questo è quello che pensano i fan. Nei giorni scorsi, Chanel aveva pubblicato un video in discoteca con su scritto un messaggio molto particolare. Il messaggio sembrava un chiaro riferimento a quello che è successo nella sua famiglia, ma tutte queste sono ipotesi fatte dai fan e Chanel potrebbe benissimo aver realizzato questi video con queste frasi solo per puro scopo di divertimento sul famoso social. C'è chi invece afferma che questi contenuti siano rivolti ad una delusione amorosa avuta dalla ragazza nello stesso periodo in cui i loro genitori si sono separati. Staremo a vedere se Chanel pubblicherà altri contenuti del genere.